Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale Svapo Rebuild. Oggi una nuova recensione sul canale. Oggi parliamo di una ricetta Flavor Boss, Boss Shot praticamente, come anticipato già sul gruppo Svapo Rebuild. Andiamo a parlare del Lemon Tart, una ricetta fruttata cremosa, più fruttata che cremosa. Andiamo a vedere praticamente gli aromi che ci sono all'interno. C'è praticamente la Bavarian Cream Parfumer Apprentice, il biscotto in aguera, la crema pasticcera Flavor Art, il Golden Butter Cappella, il Grand Cracker Clair Parfumer Apprentice, il Juicy Lemon Cappella, il Lemon Meringue Pie Flavor West, il limone di Sicilia Flavor Art, la meringa Flavor Art e lo sweetener della Parfumera Apprentice. Bene, detto questo, questa ricetta praticamente è la ricetta di un liquido che va adesso per la maggiore, Lunch Ladies Lemon Tart by Darren Cole. Mi è stato riferito che si trova anche la Roma adesso, ma io avevo già fatto questa ricetta, anche perché questa ricetta sta maturando dal 1º febbraio, quindi sono quasi 2 mesi. Loro consigliano un mese di maturazione. Io ho voluto aspettare quei 20 giorni in più, perché assaggiandolo 20 giorni fa sentivo ancora un po' troppo il limone prepotente. La ricetta è su base 70-30, noi andremo ad assaggiarla sul Gunda 22 con la Pico Squeeze, batteria a piena carica, l'ho appena cambiata, resistenza in Nichrome 24 gauge, 7 spire, su punta da 2,5. Micro coil, spire attaccate, fuori dell'aria due mezzi fori aperti. Io mi sto trovando bene così. Andiamo a fare la prova, Lemon Tart. Allora ragazzi, prima di tutto voglio dire una cosa. Mi è stato riferito, dato che questo liquido l'ha assaggiato anche un mio amico, mi ha detto che praticamente è quasi quasi come l'originale. Questa ricetta è praticamente quasi come il liquido originale. Parto da questo presupposto. Allo svapo praticamente si sente sicuramente il limone, con uno sfondo comunque di meringa. Come posso dirvi? Sì, uno sfondo comunque meringato, leggermente biscottoso, ma leggermente. Il limone e la meringa comunque prevalgono, perché essendoci il Lemon Meringue Pie al 4%, comunque si fa sentire la meringa Flavor Art quasi al 2%. Alla fine riesco a sentire bene il limone, la meringa comunque che fa da sfondo, no? Lo sweetener addolcisce tutto il liquido, insomma, e sinceramente sono 2 giorni che lo sto svapando e devo dire che mi piace molto questo liquido. Addirittura lo preferisco al Lemon Pie della Tob. Il Lemon Pie della Tob dopo un po' tende a stuccarmi, invece questo qua, essendo più delicato, riesco a svaparlo molto più volentieri a lungo rispetto al Lemon Pie. Il liquido secondo me è ben bilanciato, il limone si sente il giusto, non è invadente, si sposa bene con la meringa e con il Gran cracker anche, si sente leggermente quello sfondo burroso, biscottoso, alla fine ci dà il Gran cracker e il biscotto in aguera, che è uno dei migliori biscotti.
E il complesso comunque è veramente, veramente un'ottima ricetta questa. Veramente un'ottima ricetta. A chi piacciono comunque i liquidi limonosi, cremosi, questo secondo me è un must have assolutamente da avere a casa. La percentuale di aromatizzazione secondo me è giusta, non è né troppo forte né troppo blando, almeno nel GU22, non è stucchevole, quindi secondo me questa ricetta è veramente, veramente promossa, veramente. Che poi c'è da dire anche che il limone Flavorart secondo me è uno dei migliori limoni in circolazione insieme al limone Enjoy Svapo e il limone della LOP. Secondo me sono fra i tre limoni migliori in circolazione. Bene, penso che non ci sia altro da dire. Questa ricetta ve la consiglio vivamente. Un liquido alla meringa limonoso, diciamo con un leggero comunque sfondo burroso biscottoso, e nel complesso viene fuori un ottimo ottimo liquido, ottimo. Ricetta straconsigliata. Bene, detto questo, prossime recensioni sul canale: Kritten by Cyclone SXK, Apocalypse 2, Sit Hackathon, Noisy Cricket 2, Wisbech. Andremo a recensire altre due ricette Flavor Boss, che praticamente sarebbero Unicorn Milk e il Grand Custard, e poi altre recensioni ancora. Quindi ragazzi, ce n'è per tutti i gusti, ce n'è veramente per tutti i gusti, anzi anche il GUL22. Anche se è già da molto tempo comunque in circolazione. Quindi se vi è piaciuto il video mettete un like. Iscrivetevi al canale, condividete il video se pensate che sto video deve essere condiviso, commentatelo e niente, vi lascio con l'ultima svapata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!